Mercoledì 6 dicembre 2023 ci troviamo ancora alla Torrefazione Kimbo S.P.A. e siamo in compagnia di Mauro Igliano, caffè esperto e professionista molto in vista nel panorama mondiale della conoscenza del caffè. Caro Mauro, bentornato. Grazie Fabio, bentornato anche a te e bentrovati tutti. Parliamo con te in pochi minuti della cultura del caffè. Oggi avete inaugurato questo binomio tra Kimbo, la torrefazione e dunque la materia prima caffè e il vino attraverso l'intervento di Tommaso Luongo, il presidente dell'Associazione Italiana Sommelier Campania. Sì, tutto giusto, e effettivamente la conoscenza, la cultura e il mondo del caffè è ancora molto in una fase basica, soprattutto per il settore del food. Mancano delle informazioni, è evidente che la didattica fino ad ora impartita non ha ancora prodotto i frutti sperati. Sicuramente parliamo di una didattica giovane rispetto a quella del mondo del vino e in generale rispetto a molti altri elementi del mondo del food. Spesso e volentieri ci troviamo all'interno del mondo della ristorazione, ad esempio, a scoprire che effettivamente il caffè è una lacuna, no? Facciamo delle esperienze di degustazione veramente eccezionali che passano attraverso addirittura le carte delle acque, degli oli. Oggi la panificazione sta arrivando veramente a dei livelli stratosferici. Quando si arriva al caffè si comprende quanto effettivamente questa materia sia sconosciuta, poco esplorata e anche dal punto di vista proprio della cognizione, della comprensione del valore della tazzina di caffè siamo ancora molto molto indietro. Che cosa si deve fare? Che cosa si può fare? L'aggancio con l'Associazione Italiana Sommelier serve a stabilire una nuova didattica, un nuovo metodo di insegnamento e di apprendimento per poter spiegare, per poter arrivare a quella parte di operatori del settore che già hanno magari delle competenze per altri aspetti della gastronomia, ma mancano di quelli che sono i rudimenti del mondo del caffè. Quindi qualcosa che va oltre il barista, no? Che magari una parte di questo percorso già lo ha fatto. C'è però tutto un settore del mondo Horeca, appunto, che manca all'appello, coloro che sono poi i narratori del gusto, i divulgatori, no, del verbo del caffè. Questo è l'obiettivo del nostro Coffee Master, questo è l'obiettivo che ci poniamo in un tempo relativamente breve, sicuramente fatto di modularità, di livelli ovviamente di apprendimento e del coinvolgimento sempre più importante di altri mondi. Iniziamo col vino, ma non ci fermiamo al vino. Formazione e informazione non solo al popolo dell'Horeca e ai professionisti della ristorazione, intendendo naturalmente anche i baristi, ma anche e soprattutto ai consumatori finali che hanno un gran bisogno di saperne di più su questo mondo del caffè, magari anche abbinato appunto al vino. Assolutamente, il consumatore rimane il target, rimane effettivamente colui che ci dice in un certo qual senso se quello che facciamo è giusto o non è giusto, no? Possiamo realizzare dei caffè eccezionali, possiamo realizzare dei vini eccezionali, ma se poi non piacciono al pubblico è un lavoro superfluo. Quindi è chiaro che colei che andremo a formare, coloro che in certo qual senso ci restituiranno il risultato di tutto quanto fatto, se è fatto bene, sono poi i consumatori finali. La nostra cartina al tornasole, il risultato definitivo di questo primo Coffee Master. Mauro, grazie per questo contributo, per tutti gli amici del mondo Horeca, ma io direi anche del Club del Caffè, quello che tutti definiscono come il Club del Caffè, gli amanti di questa bevanda che ogni anno fa in modo da far consumare ben oltre 3 miliardi di tazzine. Grazie a tutti, io sono io che ringrazio voi e spero effettivamente che questa possa essere l'inizio di una grande rivoluzione.